non spingete però. Occhio, ragazzi. Allora, le evoluzioni di cui parlava ieri si stanno già verificando. Attendiamo evoluzioni, ha detto ieri, si stanno già verificando, c'è il vertice in corso ad Arcore. Salvini è pronto all'intesa con i 5 Stelle. Che replica? Io capisco che Salvini abbia difficoltà ad allontanarsi da Berlusconi, a sganciarsi da Berlusconi, ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento per l'Italia. Questo deve essere chiaro, non è il governo di cambiamento che immaginiamo quello che chiede Salvini, cioè un governo ammucchiata con dentro Meloni, Salvini, Berlusconi e il Movimento 5 Stelle. Se questa è la sua idea, non può essere la nostra. Se stanno immaginando questo film, per noi questo film neanche esiste, perché il nostro obiettivo è mandare avanti le lancette e non mandarle indietro. Ovviamente, se la Lega è interessata al cambiamento, io l'ho già detto, mi sono rivolto a loro, vengano al tavolo, discutiamo delle proposte per gli italiani e mettiamoci al lavoro per questo paese. L'altro fronte è quello del Partito Democratico, c'è chi si fida e chi non si fida da parte loro, lei ha dato delle aperture in questo caso. Io ho registrato la dichiarazione del segretario Martina ieri, che mi sembra un passo in avanti, e aspettiamo lì le evoluzioni interne che vanno rispettate. Vedrà Martina e Salvini? Questo per ora non è in programma. Quello che voglio dire è che per quanto riguarda Salvini non può pensare di chiederci un governo a mucchiata, perché quello è un governo che non farebbe bene all'Italia, e soprattutto in questo momento storico da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento, quindi non pensino che quel film possa essere un film condivisibile dal Movimento. Ma lei è pronta a fare un passo indietro? Grazie. Una parola per quanto riguarda la Valle d'Aosta, la diciamo, visto che è qua per raccogliere le firme? Governo e bruciare la legge Fornero, non eliminare, bruciarla. Faccio le foto, ma non potete mettere. Ciao, questo governo sta lavorando. Facciamo lavorare di più. Ecco qua. Proviamoci a fare la foto. Allargatevi, fatecelo vedere. Siamo venuti qua forte per lui. Presidente, andiamo a seguitare. Lo portiamo via, quindi, per lo sport. Finalmente. Andiamo alla casa, che è arrivato a casa, dai. Auguri, è un po' al lupo. Buongiorno, grazie di essere qui. Buongiorno, buongiorno. Venga duro soprattutto, non muori. Rosa, dai, fate una foto con Luigi, vai. Posso farti la foto? Vai. Hola. Se noi veniamo pure noi nelle foto, ci spostiamo, Fammene una tu. Facciamo il contrario. Vai. Io governo le foto. L'area 6. Scusate. La mano davanti. Attenzione. Ecco. Per lei la foto? Che la faccio io, sì. Le ho fatte due per sicurezza. Di Maio, sono questi due signori che seguono. Per ancora auguri. Vai, vai, vai. Aspettavo tanto. Vai, vai.
Andata bene. Non riesco più a andare. Facciamo la prova. Va bene. Poi gli offriamo un caffè. Ecco qua. Secondo. Non potete metterlo. Ma devo mezzo quello. Non preoccupate, facciamo la foto. Ok. Grazie. Grazie. Auguri. Domani io ce la metto tutta. Dov'è? Domani diranno che sì e con Di Maio. Si sposta. Non sono parente del suo. Di Maio. Complimenti per la sua battaglia. Mi raccomando, abbiamo bisogno di un italiano che faccia. Stringe la mano ragazzino futuro. Siamo venuti da Genova. Arrivo. Di Maio. Giuseppe con mio fratello. Andiamo adesso, Giuseppe. Come si chiama? Ma la va a fare sta foto? Anche cellulare? Ma lei non è fantastica? No, sono calabrese. Ma qui è pieno di calabrese. Ecco, andiamo di là. Andiamo. Grazie. Camminiamo un po'. Deve fare la passeggiata. Di Maio. Sì. Deve fare un passo indietro di Maio. Lei è pronto? Salve, come stai? Possiamo fare una foto? La mia compagna. Non scatti questa foto, va. Ci porta un po' di restare da Osta. Stasera che ci facciamo sta foto, dai. Prova. Grazie. Mi raccomando, pensi alle buste adesso delle giornali. Padre D'Aosta per sostenere la raccolta delle firme per presentare la lista del Movimento 5 Stelle alle regionali. Qui abbiamo ottenuto un obiettivo straordinario che è quello delle politiche. Speriamo di ricevere la stessa fiducia, perché l'obiettivo è proteggere l'unicità di questa terra, spingendo e difendere la sua autonomia, la sua vocazione, l'autonomia. E allo stesso tempo però portare un modo di fare politica che sia più trasparente, volto alla partecipazione e che metta al centro il cittadino. Quindi abbiamo ottime possibilità, ci daranno i cittadini di questa regione. Quello che dico è che siamo molto orgogliosi di aver eletto Elisa, perché è la prima donna eletta in questa regione, siamo veramente molto. Buongiorno. Di Maio deve fare un passo indietro. Ce la facciamo noi. Tu non faccio lui. Ecco, andiamo. Attenzione ragazzi, c'è un gradino lì. Facciamo un altro gradino, ragazzi. Gradino. Sì, una via affollata come affollata la probabile coalizione. Siamo per far sentire in colpa che hai fatto aspetto il caffè sì, le dichiarazioni retromarcia con un questo bacio che c'era prima con Salvini, ora si farà con Renzi, chi lo sa. E qui l'Italia vuole sapere, è curioso questo governo. Eccoci.
al caffè. Apro a vento, ora sì. L'unica cosa, non mi fate male perché non corriamo. Di Maio ci devo offrire un caffè, era promesso, perché ho fatto le foto. Il caffè ce l'ho. A te sì. Andiamo, prendiamoci il caffè con Di Maio, futuro presidente. Di Maio, non ci vuole entrare. Di Maio, non mi fanno entrare, me l'ha promesso, gli promesso è un debito. No, no, sospeso no, con lei, scusi.